Buon pomeriggio, benvenuti a tutti. Un anno fa abbiamo vissuto la grande esperienza dell'incontro con la mostra che sta continuando in formato ridotto a girare per l'Italia e per il mondo, preparata dall'Università Ortodossa Sant'Ichon sui martiri del XX secolo, i martiri della Chiesa ortodossa. Oggi questo incontro continua con la presenza tra noi di Sua Eccellenza il Vescovo Pantelimon, che saluto ancora cordialmente a nome di voi tutti. Prima di presentarvelo brevemente vorrei sottolineare che questi incontri, che ormai vi siete accorti non sono né rapsodici né episodici, non sono qualche cosa di che esprima la preoccupazione di intrattenere buoni rapporti con l'ortodossia, non sono, scusate se uso così questa espressione, qualche cosa di ecumenico nel senso appunto di politica ecclesiastica, ma rappresentano l'evolversi in un cammino di anno in anno di quella intuizione che è stata di Don Giussani, poi ripresa da Papa Giovanni Paolo II, che noi abbiamo bisogno di imparare dalla esperienza, dal sacrificio, dalla vita dei fratelli in Oriente. Non è qualche cosa che facoltativamente si aggiunge all'esperienza cristiana così come la viviamo nelle nostre città, sul posto di lavoro, nelle nostre chiese. Quello che è stato detto nell'immagine del respirare a due polmoni, quello che Giussani ci ha sempre detto, senza l'Oriente la nostra esperienza è ridotta, viaggia sul filo non di preoccupazioni strategico-politiche, di politica ecclesiastica, ma attraverso il dipanarsi di un'amicizia, attraverso un lavoro comune, attraverso un ascoltarsi e un conoscersi. Anche solo il fatto, vi faccio notare, che Sua Eccellenza Pantelimon abbia scelto di viaggiare in una grande solennità, perché ieri era la solennità della Dormizione della Madre di Dio, quella che per i cattolici è la solennità dell'Assunta, ci dice l'apertura, la disponibilità e il sacrificio per poter incontrare la nostra storia. La persona che mi siede accanto non è una personalità qualunque della Chiesa ortodossa russa. Tutti conoscono il nome di Sua Eccellenza Pantelimon, che è vicario di Sua Santità, il Patriarca di Mosca e dell'intera Russia, e Presidente del Dipartimento Sinodale per la Carità Ecclesiastica. Tra l'altro è Rettore della Chiesa, ce ne parlerà, del Santo Tsarevich Dimitri nel primo ospedale della città. Non vi racconto tutta la immensa schiera di opere sociali, di opere di carità che sono nate in tutta la Russia sotto la sua guida. Questo è uno degli aspetti forse più sconosciuti dell'azione della Chiesa dentro alla vita del popolo russo, soprattutto verso le persone di tutti i ceti più bisognosi, vita che è rinata insieme alla libertà stessa della Chiesa. Esperienza ecclesiale e carità sono
inseparabili. Bene, in un percorso ideale, in questo salone ieri abbiamo sentito parlare a proposito di giustizia, imperiosamente è venuta fuori la parola gratuità. Giussani ci ricorda che la capacità di amare è la cosa più bella che ciascuno di noi ha. C'è un esempio, c'è un'immagine, tutti voi sicuramente ricordate l'immagine del decimo capitolo del Senso religioso: se io nascessi in questo istante con la coscienza che ho adesso, la prima mossa sarebbe quella di uno stupore per l'esserci delle cose. Ma c'è un'altra immagine in un suo volume, proprio nel capitolo della carità, si può veramente vivere così? Immaginate se un piccolo embrione che si sta sviluppando nel seno di sua madre potesse essere cosciente di questa dinamica. Lui si accorgerebbe che tutto ciò che è, tutto lo sviluppo del suo piccolo essere dipende dalla vita, dal sangue della madre. Noi siamo fatti a immagine di Dio, della sua stessa natura, e questa esigenza di amare la portiamo dentro di noi. Non c'è cosa più bella, ci ricorda Giussani, e non c'è cosa più difficile. A me piace molto il titolo così semplice, imparare ad amare, così in sintonia con tutto il percorso di questo meeting, con questa chiesa in uscita da sé, con questo uscire da se stessi, dalle certezze, dal comodo, da quello che pensiamo già di sapere per imparare. Ma ecco, lascio la parola a Sua Eccellenza proprio chiedendogli come si fa, come si impara ad amare. Grazie. Buongiorno. Cari amici, io sono molto grato a tutti voi per avermi invitato a partecipare a questo incontro a Rimini. E io vorrei parlare con voi della cosa essenziale, dell'amore. L'amore con la maiuscola è Dio stesso, la Santa Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi oggi però parleremo anche dell'amore con la minuscola, dell'amore umano, non solo del fatto che Dio in sé è amore e non solo dell'amore di Dio per noi. Parleremo anche dell'amore dell'uomo per l'uomo. Io ho 4 bambine, 4 figlie, e quando le mie figlie erano piccole amavano molto fare dei cosiddetti nascondigli segreti. Scavavano una buca e ci mettevano dentro qualcosa di bello. Dei fiorellini, dei sassolini colorati, delle cartine di caramelle. Poi chiudevano la buca con un pezzetto di vetro e la ricoprivano di terra. E solo le mie bambine sapevano dove fosse nascosto quel tesoro. Poi venivano a dirmelo in segreto all'orecchio e io mi facevo invitare a vederlo per condividere questa loro segreta gioia. E loro pian piano toglievano la terra e io ammiravo ogni volta questa nuova bellezza che si celava nel loro nascondiglio. Per molti negli anni la vita diventa noiosa, grigia. La gente si dimentica dei meravigliosi segreti e dei grandi misteri che si celano sotto il velo della quotidianità.
Noi tutti amiamo i misteri, amiamo indovinare gli indovinelli, condividere i segreti. Ci sono delle cose che forse sarebbe meglio anche non sapere, ma ci sono anche dei segreti senza conoscere i quali non si potrebbe trovare la felicità. Conoscere il mistero dell'amore, che è il mistero più importante, principale, ecco, questo è lo scopo della vita umana. Purtroppo alcuni nell'infanzia non hanno conosciuto neppure l'amore della propria madre o padre e spesso gli adolescenti hanno sofferto per la mancanza dell'amico o dell'amica del cuore, oppure da giovani si tormentano per un amore infelice e non condiviso. E quante persone all'improvviso si accorgono che nel loro matrimonio non c'è amore, o genitori soffrono perché i figli non li amano. Noi siamo dei poveracci, della povera gente. Pur avendo dentro di noi infuso e celato della creazione la capacità di amare e di essere amati, noi non lo sappiamo e non riusciamo a realizzare ciò che costituisce l'essenza della natura umana. Io sento sento continuamente parlare dell'incapacità di amare. C'è sempre qualcuno che viene da me a lamentarsi della solitudine, che ammette di offendere gli altri, di prendere a cattive parole, di irritarsi, di condannare, di non saper sopportare anche le persone più vicine, genitori, figli, marito, moglie. C'è chi piange, c'è chi cerca di correggersi, ma poi non riesce a farci niente perché non conosce il segreto dell'amore. Ed è proprio di questo amore che voglio parlare oggi con voi. Non che io lo conosca del tutto, ma so dov'è e da chi si può imparare come poter amare. E prima di tutto l'amore in famiglia. Una volta in Italia, al Museo Veneziano Scuola degli Schiavoni, mi hanno ricordato una storia che è capitata a Sant'Agostino. In memoria di questa storia mi hanno perfino regalato una conchiglia e l'ho presa con me e voglio adesso mostrarvela. Voi probabilmente, molti di voi sanno questa storia, ma io voglio raccontarvela e ricordarla ancora una volta. Mentre Sant'Agostino stava andando a una disputa in cui avrebbe dovuto spiegare il mistero della Santa Trinità, vide un bambino seduto sulla riva del mare che attingeva acqua al mare con una conchiglia e lo versava in una buca che aveva fatto nella sabbia. E Sant'Agostino gli chiese: «Ma bambino, che cosa stai facendo?» E quello rispose: «Io voglio raccogliere l'acqua del mare e travasarla nella buca». E Sant'Agostino disse al bambino: «Ma è impossibile». Ma il bambino gli rispose: «È più facile che io travasi tutta l'acqua del mare in questa buca piuttosto che tu, Agostino, scopra il mistero della Trinità». E sparve. Era un angelo inviato da Dio. Certo, il mistero della Santa Trinità non può esserci rivelato appieno. Dio è incomparabilmente di più di quello che noi sappiamo di Lui. Per accostare la dottrina trinitaria alla percezione dell'uomo, i teologi usano varie analogie prese dal mondo delle creature, dal nostro mondo creato. Ad esempio, alcuni mostrano un'immagine della Trinità nel sole e nella luce e nel calore che ne emanano. Sant'Agostino ravvisava una certa somiglianza alla Trinità nella struttura dell'anima umana: memoria, intelletto, pensiero, conoscenza, volontà, amore. San Basilio il Grande proponeva come analogia l'arcobaleno, perché la medesima luce è sempre uguale a se stessa e insieme multicolore. Alcuni ritengono che l'immagine più compiuta della Santissima Trinità sia la famiglia: marito, moglie e i figli. In famiglia il padre, la madre e i figli devono vivere secondo l'amore che unisce le persone della Santa Trinità. Ma io temo che i nostri contemporanei siano in grado di recepire questa immagine fino in fondo solo intellettualmente, perché trovare una famiglia in cui esiste un perfetto amore è molto difficile. In tutto il mondo assistiamo a un catastrofico processo di distruzione della famiglia, anche se dall'esperienza di contatto con i giovani io so che essi conservano il desiderio di formare una famiglia felice in cui esiste l'amore. In Russia le statistiche dicono che formarsi una famiglia felice, perché nessuno vuole essere infelice, per le ragazze è la prima priorità, mentre per i ragazzi è la seconda dopo la carriera. Purtroppo però la vita familiare poi si sviluppa
di rado, non felicemente, la gente si innamora, si sposa, ma poi comincia un processo distruttivo. E in Russia circa metà delle famiglie si sfascia. Ad esempio nel 2013 a Mosca sono stati stipulati 92.843 matrimoni, ma sono stati registrati 42.385 divorzi. E quindi come scampare a questa sciagura? Il fondamento della vita familiare, senza del quale è impossibile essere felice, è l'amore, ma il concetto stesso di amore nella nostra epoca è travisato. Noi pensiamo che l'amore è quando qualcuno ci ama, oppure quando a noi piace qualcuno, e sono in molti a cercare questo amore. La gente apprezza la bellezza delle persone dell'altro sesso, il suono della loro voce, le forme del loro corpo, la lucentezza degli occhi, dei capelli, la virilità dell'altro, ma questo non è ancora l'amore. Questa è la naturale attrazione per le persone dell'altro sesso che Dio ha messo in noi per perpetuare la specie umana. Nell'altro sesso noi troviamo le caratteristiche che a noi mancano. Gli uomini trovano la femminilità, le donne la virilità, perché possiamo completarci a vicenda, ma questo non è ancora l'amore. L'amore è la disponibilità a sacrificarsi, il desiderio di rendere felice l'altro, la disponibilità a sopportare l'altro con i suoi difetti, le sue debolezze e le sue imperfezioni. E non semplicemente sopportare in silenzio, stringendo i denti, con astio e irritazione, ma con speranza, la speranza di un cambiamento in meglio. È la disponibilità a aiutarlo a maturarlo moralmente, a perfezionarsi spiritualmente. L'amore è quando sei pronto a dare tutto te stesso all'altro, anima, corpo, sentimenti, tempo, ricchezze, tutto all'altro. Ecco, questa fedeltà all'altro in tutto è l'amore, che è il fondamento del matrimonio. Ma se in famiglia manca questo proposito di vivere moltiplicando l'amore, se manca questo desiderio, questo scopo, allora i sentimenti possono cambiare e ciò che la gente chiama amore può inaridirsi. In passato si diceva che il matrimonio è una scuola di verginità. Il concetto di verginità oggi è stato dimenticato. Io ho chiesto che cosa fosse la verginità ad alcuni alunni di scuola superiore a Mosca. Molti spesso non avevano neanche mai sentito parlare di questa parola e nessuno ha saputo comunque spiegarmi cosa significasse. Perché si tratta di una sapienza integrale con cui guardare il mondo, una concezione integrale con cui guardare l'uomo, cose che oggi si incontrano molto raramente. C'è un amore irragionevole per la sensualità, per la carne, che diventa spesso il fondamento delle relazioni in famiglia. I coniugi vogliono trarre piacere dai rapporti matrimoniali, ma non vogliono avere figli. Non capiscono che se rifiutano di generare i figli, il matrimonio si trasforma in un concubinato e non diventa una famiglia. La famiglia va in rovina innanzitutto perché gli uomini hanno dimenticato Dio. O meglio, sanno la parola Dio, addirittura ci credono in Dio, in un Dio ignoto che vive una propria vita lontano, che ha creato la terra e poi se n'è dimenticato. Ma non credono nel Dio che si è fatto uomo, nel Dio che è venuto sulla terra a morire per gli uomini e per risorgere. Il Dio che è sceso al cielo ma è rimasto sulla terra e che vive con coloro che credono in Lui, che mettono in pratica le sue parole, che partecipano ai sacramenti che Egli ha istituito. Senza tendere a Dio non si può imparare a vivere con gli altri. Infatti se l'uomo mette Dio tra parentesi rispetto alla propria vita, o meglio, se mette se stesso tra parentesi rispetto al disegno divino e vive al di fuori dell'amore divino, come può lui stesso amare? È come il figlio il prodigo, che aveva tantissimi beni, avendo ricevuto l'eredità paterna, e ciascuno di noi ha ricevuto dei talenti da Dio, tra cui la capacità di amare, ma che fuori della casa paterna ha perso tutto ciò che aveva ed è ormai rassegnato a vivere come vivono i porci. La vita in Dio, il desiderio di stare con Dio, la ricerca di Dio, il realizzare, l'adempiere le sue parole, i suoi precetti, le sue regole serbate dalla Chiesa, ecco ciò che aiuta l'uomo a imparare ad amare. All'infuori di questo, la famiglia può essere un'alleanza tra persone che sono adatte l'una all'altra, anzi magari necessarie l'una all'altra, ma una famiglia in cui le persone sacrifichino per l'altro tutto quello che hanno, in cui moltiplichino l'amore, in cui l'amore sia spirituale e in questo amore siano educati i figli, ebbene una tale famiglia senza Dio, fuori di Dio, non può esistere.
nella chiesa dove io sono parroco, finanziamenti e matrimoni diventano feste parrocchiali. A condividere la gioia dei novelli sposi si radunano parenti, amici, parrocchiani, quelli che pregano e si comunicano i santi doni insieme a loro ogni domenica. E in queste feste gli amici preparano slideshow sulla storia degli sposi, sull'infanzia, i loro interessi, su come si sono conosciuti. Qualcuno prepara degli intrattenimenti musicali, delle scenette. Insomma, le nozze in parrocchia sono sempre una grande gioia e consolazione per tutti. Ultimamente abbiamo cominciato a riunirci due volte al mese per pregare insieme con tutti quelli che vorrebbero formare una famiglia felice. Cantiamo insieme il bellissimo inno Acatis a Gesù Dolcissimo. E nelle splendide strofe di questo canto si fa memoria di tutta la vita terrena di Gesù Cristo e ci si rivolge ripetutamente a Lui con la preghiera: Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di noi. Poi recitiamo una preghiera speciale per quelli che vorrebbero formare una famiglia. E dopo questa funzione, con i giovani si incontrano dei coniugi che da tanti anni vivono il matrimonio e l'educazione dei figli e che raccontano loro come si sono conosciuti, quali difficoltà hanno incontrato nella vita comune, come le hanno superate, come hanno educato i figli e rispondono alle loro domande. Oltre alle coppie, alla conversazione partecipa anche un sacerdote. Nella chiesa, vedete per esempio qui una fotografia della una famiglia di sacerdoti che ha molti figli, è padre Alexandre, dove ci sono i figli, le loro famiglie, i loro figli, è una immensa famiglia, sono circa 50 persone e si ritrovano qui tutti quanti insieme. Questi sacerdoti che loro stessi conoscono dal vivo, dall'interno della famiglia, la vita familiare, aiutano i giovani a superare le difficoltà del matrimonio. E quindi questi incontri sono una scuola di vita e di famiglia per i giovani che vogliono farsi una vita familiare. Ecco, questo è un altro sacerdote con la sua famiglia. Ora parliamo dell'amore al prossimo. Nel mondo in cui noi viviamo esistono due tendenze. Da un lato vediamo un impoverirsi dell'amore. I genitori abbandonano i figli adulti si dimenticano dei genitori anziani. Ho chiesto a una delle infermiere che conosco in Inghilterra e che adesso sono in pensione, che cosa è cambiato in medicina, nella medicina in Inghilterra? E mi hanno detto che le nuove tecniche mediche consentono di curare meglio le persone, ma non esiste più il rapporto che c'era una volta con i malati. C'è un professionalismo nei medici, ma la compassione, purtroppo, ai medici e alle infermiere è sempre meno. La stessa cosa, purtroppo, è da noi in Russia. Io credo che questa tendenza è una tendenza di tutto il mondo e probabilmente esiste anche in Italia. Nelle grandi città ci sono talmente tante persone che se cercano semplicemente di non far caso le une alle altre, vanno sui mezzi pubblici, per strada, come se non avessero nessuno intorno a loro. Forse se succedesse qualcosa si aiuterebbero. Ma capita anche che persone che partecipano a conflitti armati e che appartengono alla stessa fede, alla stessa confessione, perdano il volto umano, si ammazzino spietatamente, si torturino e calpestino la dignità dei prigionieri. D'altra parte, ci sono molte persone che cercano di realizzare il comandamento dell'amore al prossimo. Ad esempio, la comunità di Sant'Egidio nella Chiesa Cattolica o i volontari del Servizio Ortodosso Misericordia a Mosca. Questa è una mensa per la gente senza tetto a San Francisco, dove ci sono 10.000 volontari che lavorano e danno la possibilità sia di dormire di giorno, ci sono anche addirittura persone che possono dormire durante le liturgie, lo chiamano il santo sonno. E queste sono invece delle persone senza tetto che dormono nelle tende che abbiamo costruito noi a Mosca. E tutte queste persone che aiutano quelli che non possono, che hanno questa, vivono questo impoverimento dell'amore, vogliono vivere moltiplicando l'amore con la preghiera e l'opera di misericordia. Ogni domenica da noi in chiesa viene qualcuno a chiederci di poter lavorare come volontari e ciascuno sceglie dove preferisce. Qualcuno in ricovero per anziani, qualcuno in istituto per bambini con handicap,
altri fanno riparazioni gratuite a casa di persone che non hanno soldi, altri che portano in auto un invalido in chiesa o all'ospedale, oppure danno una mano con i bambini, con famiglie numerose. Adesso vi voglio far vedere un piccolo filmato di come a Mosca vengono le nostre sorelle, le nostre infermiere, aiutano quelli che hanno bisogno. Le nostre infermiere sono donne che a volte sono sposate, a volte sono donne sole e aiutano coloro che senza di loro avrebbe una vita infelice. Sono persone che vivono in istituti, che trascorrono tutta la vita in questi istituti, istituti che sono praticamente dei cronicari. Sono bambini, sono ragazzi che sono stati abbandonati dai genitori. E sono e vivono tutta la propria vita come invalidi. E allora le nostre sorelle, le nostre parrocchiane si occupano di loro e creano loro quella famiglia che a loro è sempre mancata. E quando l'arrivo delle nostre suore, delle nostre sorelle, per loro diventa la festa quotidiana della famiglia. Ricevono dei compensi che sono praticamente dei rimborsi spese che non permettono loro altro che di comprarsi il più stretto necessario. E ci sono praticamente volontari che si occupano di questi ragazzini. E attraverso questo incontro si è creata una vera e propria comunità di queste nostre sorelle, che oltre al lavoro negli internati, in questi istituti, si ritrovano anche sovente, regolarmente per la preghiera e per ricevere insieme i sacramenti, per vivere la vita della Chiesa, la vita della liturgia. Ci siamo anche dati una regola in questa nostra comunità di sorelle che, ripeto, sono in parte sposate, in parte donne sole. E poi abbiamo creato anche una casa di accoglienza che è in un appartamento di 4 camere alla periferia di Mosca. Sono praticamente 2 appartamenti che ci hanno comprato degli sponsor e adesso stiamo costruendo un grande edificio che adesso viene restaurato e tra poco le nostre vecchiette potranno passare in questa nuova casa, in questa nuova sede più grande. A me questo istituto piace molto, questa casa di accoglienza piace molto, dico sempre alle nostre sorelle che se io un giorno mi ammalerò, prendetemi con me e voglio anch'io venire a stare con voi e morire con voi. Le mie figlie si offendono quando sentono dire così, dice: ma come, tu hai una famiglia? Ma io sento quasi più famiglia questo e queste mie sorelle sono già pronte per accogliermi. Questo è invece è un ospedale dove pure ci sono le nostre sorelle e purtroppo il personale di questo istituto non riesce purtroppo a seguire i malati, gli invalidi in tutto.
non ci sono, per esempio, persone che hanno la possibilità di dar da mangiare e aiutare queste persone a fare tante cose. Allora le nostre suore, le nostre sorelle cercano così di aiutare, di completare il lavoro che fa il personale, e quindi ci sono i volontari che aiutano quelli che lo fanno come professionali. Queste ragazze sono ragazze che stanno facendo la pratica e stanno imparando come curare le persone, come adeguatamente trattare questi malati che spesso hanno bisogno di cure particolari. Di solito, al giorno d'oggi, la nostra regola sta diventando sempre più austera, cioè noi capiamo che bisogna pregare tanto tutti i giorni per poter poi svolgere realmente un lavoro efficace, e bisogna essere attenti alle funzioni, non parlare ma essere veramente tutti assorti verso Dio, perché poi la vita che aspetta loro nel lavoro con le persone è veramente dura. E parte integrante di questo servizio a Dio, di questa preghiera a Dio, è il lavoro con la gente. Bisogna dire che fino ad oggi in Russia c'è l'idea che questi bambini non hanno nessuna speranza, che bambini a cui è inutile cercare di insegnare qualcosa. Grazie a Dio la situazione sta cambiando e ci sono nuovi progetti in cui si capisce che ogni bambino è educabile indipendentemente dalle doti o dalle capacità che ha. E le suore che si occupano di questi bambini, queste sorelle della misericordia, hanno un grande successo. Bambini che magari prima erano soltanto a letto imparano pian piano a stare seduti, a camminare, a mangiare col cucchiaio, e naturalmente la loro vita cambia. Sui loro volti appare il sorriso, la gioia, e questi bambini sono pieni di gratitudine e rispondono veramente all'amore di chi li cura con tanto amore. Adesso noi vogliamo prendere alcuni bambini che sono istituti statali, creare una propria casa di accoglienza dove queste nostre sorelle possano curarli e aiutarli nella vita quotidiana, e naturalmente li accompagneranno fino alla morte. Purtroppo c'è un sistema secondo il quale il bambino, una volta che raggiunge i 18 anni d'età, viene trasportato in un istituto per adulti, e quindi tutti i legami che va fino a quel momento vengono distrutti, infranti, entra in una nuova situazione, in un nuovo contesto, e per lui è un trauma enorme. E in questi istituti ci sono delle chiese ortodosse in cui viene celebrata regolarmente la liturgia, e i bambini hanno la possibilità di comunicarsi al sacramento dell'Eucaristia. Questo è il momento in cui hanno portato i santi doni sull'altare, e alcuni di questi bambini partecipano anche proprio alla liturgia, qualcuno di loro canta, qualcuno di loro serve all'altare. Non sempre questi bambini possono abbandonare l'istituto, e quindi è importante celebrare la liturgia in modo che loro possano incontrare Dio tra le pareti dell'istituto in cui si trovano. E aiutare gli altri, noi dobbiamo farlo, questo è un lavoro, dobbiamo farlo perché così ci ha insegnato Cristo. E anche se noi non abbiamo il sentimento di compassione come aveva il buon samaritano, dobbiamo ugualmente aiutare, perché l'amore è un'opera. Esiste l'amore come sentimento, che è molto mutevole, e poi c'è l'amore come espressione di un giudizio,
Quando tu non hai il sentimento dell'amore ma aiuti l'altro per il senso del dovere, per il desiderio di adempiere il comandamento dell'amore. Se un uomo supera la propria ambizione, questo modo cambia la sua disposizione interiore. Inizialmente compie le opere di misericordia con sforzo, fatica, ma poi per lui diventa naturale essere buono, provare compassione per il dolore altrui, e non riesce più a passare oltre senza curarsi della disgrazia altrui. All'atto della creazione, Dio dona a ogni uomo una capacità potenziale di amare, di vivere per l'altro. Se il Signore nel Vangelo ci chiama perfino ad amare i nemici, questo certamente è perché in ognuno di noi è insita questa capacità. A ciascuno di noi può essere donata da Cristo questa stupefacente gioia che supera ogni altra gioia terrena, cioè la gioia dell'amore altruistico, gratuito. Probabilmente dal momento che gli uomini non conoscono questa gioia, non possono gustarla, non possono trovare il senso autentico della vita, essi cadono in tanti peccati, cercano consolazione nel soddisfare le passioni, il peccato, e vivono non secondo la chiamata di Dio, ma addirittura peggio delle bestie, rendendosi simile al diavolo. Come ancora imparare l'amore dai santi? L'amore si può imparare dall'esempio dei santi. Vorrei ricordarvi un episodio del Papa San Gregorio Magno, che era nella sua cella. Queste fotografie che sono state fatte dalla mia segretaria in Mozambico, dove è stata recentemente, dove i poveri vengono aiutati dalla comunità del Mozambico. Lì ci sono dei poveri che non hanno neppure il cibo per mangiare, e questa comunità di Sant'Egidio invita le persone ad adottare perlomeno un bambino, almeno a distanza, pagando un tot, una retta mensile, che sono meno di 30 euro al mese. E io credo che questo programma è un programma a cui potremmo partecipare anche noi in Russia. E allora adesso passiamo a San Gregorio Magno. Una volta San Gregorio era nella sua cella, ancora prima di diventare papa, e secondo la sua abitudine stava scrivendo un libro. Venne da lui un povero, o meglio un angelo del Signore, che gli disse: aiutami, io possedevo una nave ma mi è capitato un disastro, in mare ho perso non solo tutti i miei beni ma anche degli averi altrui. E San Gregorio ordinò che fossero consegnate a quell'uomo 6 monete d'oro. Ricevuteli, il povero se ne andò. Poco dopo, quello stesso giorno, il medesimo povero si presentò al santo dicendogli: aiutami, servo di Dio, la mia perdita è grande e tu mi hai dato poco. E la cosa continuò così finché al santo non restarono più denari. E quando l'ultima volta il povero si ripresentò, il servo disse a San Gregorio: ma non abbiamo più niente, tranne un vaso d'argento in cui la tua madre di solito ti mandava del succo. E Gregorio disse: beh, consegna al povero questo recipiente perché esca da noi senza tristezza, perché egli cerca consolazione nella sua sventura. L'angelo prese il vaso, se ne andò contento e poi non tornò più nei sembianti di povero, ma rimase invisibilmente sempre presso il santo per proteggerlo. E noi sappiamo anche che dopo essere diventato papa, San Gregorio si metteva a tavola ogni giorno insieme a 12 poveri. E la tavola a cui mangiava è tuttora conservata a Roma nella chiesa di San Gregorio Magno al Celio. Una volta Dio ci prova, ogni tanto Dio ci prova mandandoci delle persone che magari sembra che non abbiano bisogno di aiuto, però lo chiedono, lo esigono. Ma se noi adempiamo il precetto di Cristo di dare a ciascuno ciò che ci chiede, poi il Signore ci aiuterà e a sua volta non ci ricuserà nelle nostre richieste. Così pure c'è un altro episodio di un altro santo, San Giovanni Misericordioso, e poi quest'altra icona è un'icona di San Nicola.
E quest'altra storia ricorda San Nicola. Questa storia io l'ho capita poco tempo fa, l'avevo già letta, ma non ho mai fatto capo, non ho mai fatto caso a cosa si celava in questa storia. È la storia di un uomo che aveva tre figlie e per estrema povertà decise di mandare una a prostituirsi per non morire di fame. Di questo venne a sapere il santo di notte e di notte gli gettò un sacchetto di monete perché potesse fare la dote e sposare quindi la figlia, maritare la figlia. Io immagino cosa avrei detto io al suo posto. Se avessi saputo che un mio parrocchiano vuole prostituire una figlia, io sarei andato da lui e gli avrei detto: ma come, ma sei pazzo, come non ti vergogni? Avanti, fatti aiutare, fatti trovare un lavoro, ma è meglio morire di fame piuttosto che mandare la tua figlia a fare la prostituta. Invece San Nicola non disse niente di tutto questo, prese semplicemente dei soldi e di nascosto glieli fece avere. E qui si vede come lui dalla finestra sta buttando in casa dei soldi. Ci sono le tre ragazze che dormono. E quando quest'uomo riuscì a sposare la prima figlia, decise di mandare la seconda a fare la prostituta. Cioè, era veramente un cane secondo le nostre categorie, un vigliacco. Ma San Nicola, una seconda volta, gli manda di nascosto dei soldi. E questa cosa si ripete poi una terza volta. E il santo ancora una volta non denuncia questa azione cattiva, così malvagia, che semplicemente lo aiuta a non fare questo terribile peccato. Naturalmente non tutti noi abbiamo la possibilità di lanciare dei sacchetti di denaro, ma ogni persona giovane e sana ha la possibilità, e voi siete tanti giovani e sani in questa sala, ciascuno di voi ha la possibilità di aiutare quanti sono nel bisogno. Perché molto spesso le persone commettono cattive azioni per il bisogno e per la disperazione. Tante volte io chiedo, non solo ai miei parrocchiani, ma anche a volte a sacerdoti, seminaristi, vi ricordate che cosa ha detto San Giovanni Battista alle persone che venivano da lui a farsi battezzare sul Giordano? Io non starò a verificare voi quanto bene sappiate il Vangelo, ma ricordatevi che cosa succedeva là e che cosa diceva San Giovanni Battista a quelli che venivano a battezzarsi da lui. Vi siete ricordati? Lui diceva che bisogna portare frutti degni della conversione, giusto? E queste persone, non comprendendo cosa vuol dire portare dei frutti degni della conversione, e allora lui rispondeva concretamente che cosa doveva fare ciascuno, cioè tutte le varie categorie, quindi pubblicani, gli esattori delle tasse. E queste parole potrebbero essere riferite a tutti i funzionari, non soltanto i funzionari dell'esattoria delle imposte. Diceva quello che occorreva fare ai soldati, che allora svolgevano le azioni di polizia. Probabilmente tra voi non ci sono così tanti poliziotti o funzionari, sebbene io ne abbia visti alcuni all'entrata della sala. Ma vi sono, ma il consiglio di San Giovanni Battista si rivolgono anche alle persone normali come me e voi. Ricordate cosa diceva a queste persone semplici? Non ve lo chiederò, non state ad alzare la mano a chi lo sapete o no. Lui diceva a tutti: chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. E sempre in questo mondo c'è sempre qualcuno che ha meno denaro, vesti, cibo di noi, e noi dobbiamo condividere con queste persone i nostri denari, cose, tempo, energie. E in questo, come dice San Giovanni Battista, consiste la conversione. La conversione non sono soltanto le lacrime, non è soltanto la confessione, non è soltanto la coscienza contrita del proprio peccato, ma sono le opere di misericordia che noi facciamo per il nostro prossimo. Noi siamo tutti peccatori davanti a Dio, ortodossi, cattolici, protestanti, musulmani e non credenti.
Noi siamo tutte persone che abbiamo bisogno di convertirci e di chiedere perdono a Dio, e si può sperare di avere il perdono soltanto quando tu aiuti gli altri. Adesso voglio parlare dell'amore per i morti. Molte favole si concludono con le parole: e vissero a lungo felici e contenti, e morirono nello stesso giorno. Non tutti certamente vivono felici e contenti, sebbene molti vivono a lungo. E non tutti hanno la fortuna di morire nello stesso giorno. Qualcuno dei coniugi muore per primo, e se ha vissuto la propria vita con fede e devozione, certo trova la felicità nel regno dei cieli, ma il coniuge che resta sulla terra soffre per il distacco, si tormenta e prova dolore. Ma l'amore è più forte della morte, e il Signore consola in ogni pena e sofferenza e insegna come sopportare le difficoltà. Mi sembra che bisogna ricordare a tutti i giovani che vogliono sposarsi che bisogna essere pronti al fatto che tua moglie non morirà nel tuo stesso giorno e che la morte spezzerà la tua unione con l'amata. E in quell'amore voi dovrete ricordare che l'amore è forte come la morte, dice il Cantico dei Cantici, anzi è più forte della morte. Come diceva Sant'Ambrogio di Milano del fratello morto: io non ho perso la comunione con te, ma ho solo cambiato la forma. Prima tu non eri diviso da me con il corpo, mentre ora sei con me nello spirito e sempre lo sarai. Ogni sabato nella liturgia ortodossa noi abbiamo la commemorazione dei defunti, ma alcuni sabati c'è una preghiera speciale per i morti, e in Russia questi sabati si chiamano memoria dei progenitori. In queste giornate noi ci raduniamo per pregare insieme per i nostri defunti. Nella chiesa del Santo Zarevich Dmitri presso il primo ospedale cittadino, dopo la liturgia ci fermiamo a una mensa in cui facciamo memoria di quelli che ci hanno lasciati per passare all'altro mondo e ci raccontiamo ciò che ricordiamo di essi. Per noi non sono giorni di lutto, ma di gioia, gioia della memoria del fatto che la morte non esiste, che nel Signore noi conserviamo la comunione con i nostri cari. Come ho già detto voi, nella Chiesa ortodossa la maggior parte dei sacerdoti hanno una propria famiglia, quindi moglie e figli. E questa è mia moglie, e qui sono io che non assomiglio a quello che sono oggi. Però vi dico che sono io in quella fotografia. Vedete cosa fa la vecchiaia con un uomo. Anch'io avevo una moglie e sono stato poi consacrato vescovo dopo la morte di mia moglie, quando le mie quattro figlie erano tutte sposate. Mia moglie Sofia è morta quasi 25 anni fa di tumore. Lei non aveva paura della morte, diceva che la spaventava solo l'idea del dolore, perché da noi in Russia non sempre si riusciva a trovare dei calmanti per far sì che i malati non soffrano. Lei aveva paura di questo, ma per grazia di Dio dei forti antidolorifici si resero necessari solo gli ultimi giorni. E io le chiedevo: Sonia, ma tu non hai paura dei bambini, come faremo? E lei diceva: ma io li lascio alla Madre di Dio. E il Signore e questa sua fede nella Madre di Dio non è mai stata disattesa dal Signore. Le mie quattro figlie hanno in tutto 16 figli e dei bravissimi mariti, e sebbene certo nella vita familiare vi siano sempre delle difficoltà, possiamo dire che loro hanno una vita familiare felice, e questo certo è grazie alle preghiere della loro madre. Tre delle mie figlie, a cui sono nate delle femmine, hanno chiamato le figlie Sofia, in memoria della mamma. E se anche alla quarta nascerà una bambina, sarà sicuramente anche lei una Sofia. Io non ho mai visto mia moglie in sogno dopo la morte. Alcuni vogliono vedere i morti in sogno, io non ci ho mai tenuto. Invece mia figlia una volta l'ha vista in sogno, aveva 10 anni. E mia moglie le disse: tu non preghi come si deve, e le fece vedere invece come bisognava pregare. Lei recitò la preghiera del Padre Nostro con attenzione, pronunciando lentamente parola per parola. E la mia figlia si svegliò tutta contenta perché aveva visto la mamma di cui aveva tanta nostalgia. In tutti i momenti della vita delle mie figlie, io e le mie figlie ci siamo sempre rivolte a mia moglie, chiedendole di pregare per noi. Mentre mia moglie era ormai vicina alla morte, mi chiesero di dare una mano
per aprire la chiesa presso il primo ospedale cittadino di Mosca. E qualche giorno prima di morire mia moglie mi disse: ecco, io adesso muoio, ma vedrai che apriranno la chiesa. Lei pensava così perché capiva che per me la sua morte sarebbe stata una tragedia e pregava perché il Signore mi donasse una consolazione attraverso questa chiesa di ospedale. E quando la chiesa fu aperta, un grande starez, Pavel Troitsky, mi scrisse: vedi, questa è l'intercessione della tua matushka per te. Con questo nome matushka chiamano le mogli dei preti, cioè mamma. I preti a loro volta sono chiamati babbo, cioè batushka. Subito dopo la morte di mia moglie io ho fatto un'esperienza stupefacente. Avevo penato tanto per lei e durante la sua agonia avevo pregato perché cessasse il più presto la sofferenza. Ma dopo la morte io sono uscito in giardino e sono rimasto lì seduto a lungo e ho sentito una sorprendente sensazione di partecipare ad un altro mondo. Non c'erano immagini visibili, suoni, pensieri, eppure provavo un senso di liberazione dalla sofferenza, del dolore, dall'angoscia. Quando una persona muore e va a Dio, egli la libera da tutto ciò che la appesantisce, la tormenta, la turba, e a me sembrava di stare accompagnando mia moglie nel passaggio all'eternità. E in un primo tempo provai addirittura gioia per lei perché erano cessate le sue sofferenze. Avevo tanti amici parrocchiani che mi sostenevano. L'unico peso era vedere le nostre figliole rimaste orfane. Poi però cominciai io stesso a provare una grandissima sofferenza. Tutti erano abituati al fatto che lei non ci fosse più e io soffrivo terribilmente. Avrei voluto urlare, gemere, il cibo non aveva più gusto, il mondo si era ridotto senza colori in bianco e nero. Quello che mi salvò è che nel frattempo venne aperta la chiesa in ospedale e io cominciai a visitare malati agonizzanti. E Pavel mi scrisse: è un bene che abbiate aperto la chiesa, vedendo le sofferenze degli altri ti dimenticherai del tuo dolore. Allora paragonavo la mia condizione a quella di una persona a cui avessero amputato un piede e pensai: da un lato sulla terra si fa fatica a camminare con un piede solo, ma dall'altro con un piede io sono già in paradiso. Ora questa ferita si è rimarginata e io sono felice che mia moglie, nei 15 anni trascorsi dal momento del suo battesimo, fosse riuscita a cambiare completamente la sua vita. Quando ci siamo incontrati lei era atea e poi è stata chiamata da Dio e si è battezzata ed ecco che dopo il battesimo ha vissuto 15 anni e in questi 15 anni ha percorso un lungo difficile cammino dall'ateismo a una fede molto intensa e viva. E ha condotto molte persone alla fede, molte la ricordano e la amano e noi ci riuniamo ogni anno sulla sua tomba nel giorno del suo onomastico e nell'anniversario della sua morte. Oltre alla moglie io ho vissuto la morte di 3 nipoti nati con una patologia cardiaca incompatibile con la vita. Tutti e 3 sono vissuti solo pochi giorni. Io li ho battezzati e ho fatto loro la comunione. Perché voi probabilmente non sapete che nella Chiesa ortodossa i bambini non fanno la comunione a 7 anni, bensì subito dopo aver ricevuto il battesimo vengono comunicati con il sangue di Cristo, col vino. Così stanno facendo la comunione ai bambini e ho fatto loro il battesimo e la comunione in ospedale. È stato molto doloroso vedere soffrire dei neonati che erano condannati a morire, ma io credo che questi bambini sono nel regno dei cieli e che anche loro possono aiutarmi se io pregherò per loro e chiederò la loro intercessione, il loro aiuto. Hanno dipinto per me un'icona del Salvatore in cui ai piedi di Cristo sono raffigurati 3 piccoli bambini in vesti bianche. In vesti bianche, questi sono i miei 3 nipotini e io mattina e sera prego davanti a questa icona e sono certo che loro intercedono per me. E quindi noi dobbiamo ricordare che anche se è molto duro, difficile sopportare il dolore della morte di un nostro amico, di una persona cara, che la morte non è la fine dell'amore. Semplicemente l'amore assume una forma diversa. La morte è il passaggio a un altro mondo, ma noi conserviamo la comunione con i nostri defunti quando preghiamo per essi,
partecipiamo alla Divina Liturgia, facciamo in loro memoria delle buone azioni. E adesso io voglio parlarvi un po' dell'amore con la maiuscola, l'amore di Dio. Ormai siamo arrivati alla fine della mia lezione, del mio intervento. L'amore tra le persone è un riflesso della luce dell'amore divino. L'uomo non è la fonte dell'amore, così come la luna non è la fonte della luce e illumina la luna, illumina gli altri riflettendo la luce del sole. Noi veniamo a conoscenza dell'amore di Dio attraverso le parole del Vangelo e riconosciamo questo amore attraverso le circostanze della nostra vita, ma questo amore si svela a noi in pienezza nella Divina Liturgia. Questa celebrazione è la memoria del Signore nostro Gesù Cristo. E in maniera percettibile e per il nostro intelletto e per il nostro cuore, Egli si manifesta a noi, crocifisso e risorto, sovrano e maestro. Egli purifica le nostre anime dalla brottura dei peccati, come un giorno lavò i piedi dei discepoli all'ultima cena, e ci offre come pane il suo corpo, che viene spezzato nei secoli, quello stesso corpo che ha sofferto sulla croce ed è asceso alla destra di Dio Padre. Ci offre come dolce vivo il sangue delle sue ferite, versato per tutto il mondo. In questa celebrazione noi rendiamo grazie a Dio e facciamo memoria di tutti i benefici che Egli ha concesso alla nostra vita e alla vita di tutta l'umanità, ma soprattutto facciamo memoria della passione e morte del Salvatore, perché in questo si manifesta appieno l'amore di Dio per noi. Le parole, i gesti, i simboli della liturgia ci mostrano la passione e la morte del Figlio di Dio, del Signore nostro Gesù Cristo. Nella Chiesa ortodossa, durante la preparazione dei santi doni, dal pane eucaristico principale, il termine prosfora, che in greco è l'offerta, significa l'offerta, ciò che noi offriamo durante la liturgia. In passato il pane eucaristico era il pane che veniva portato in offerta ciascuno dalla propria casa. Oggi, nella Chiesa ortodossa, questo pane viene preparato appositamente e ha una forma rotonda, e da questa prosfora il sacerdote, con un particolare coltellino che ricorda la lancia, ritaglia la parte centrale che nel corso della liturgia si trasformerà nel corpo di Cristo. Il pane, perdendo la propria forma circolare, che indica la perfezione divina, assume la forma di un cubo e così simbolicamente si raffigura la spoliazione, la kenosis di Gesù Cristo, il fatto che il Signore svuotò se stesso assumendo la condizione di servo, diventando simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Questa parte della prosfora, che viene chiamata agnello, viene poi incisa a forma di croce in memoria della crocifissione di Cristo, mentre si pronunziano le parole: si offre in sacrificio l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, per la vita del mondo e per la salvezza. Poi questo pane viene trafitto in memoria della lancia dei soldati che perforò il costato del crocifisso. E nel calice si versano vino e acqua. Sopra l'agnello vengono posti due archetti metallici congiunti che si chiamano asterisco in memoria della stella di Betlemme e sono uniti formando una croce. E così si vuol significare che la croce attende il divino neonato, che Cristo è venuto al mondo per soffrire la passione per tutto il genere umano. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Inoltre il sacerdote prende delle particelle dal pane. Katia, qui vedete
alla vostra destra noi vediamo le particelle di pane che sono in memoria dei 9 ordini di santità: Giovanni Battista, i santi profeti, i santi apostoli, i santi vescovi, i martiri, i santi monaci, i taumaturgi e i confessori, i santi che vengono commemorati nel giorno della liturgia e i santi Giovanni Crisostomo e Basilio il Grande. E poi c'è un triangolino, una particella che ricorda la Madre di Dio. E in basso noi troviamo due particelle in memoria dei vivi e una particella in memoria dei morti. E in questo modo, celebrando la liturgia, intorno all'agnello si riunisce tutta la Chiesa, visibile e invisibile, santi e peccatori. Tutti circondano Cristo e si uniscono insieme a Lui in unità. Poi vengono prese delle particelle dalle altre prosfore e anch'esse vengono appoggiate sul discos. In un particolare momento della liturgia il sacerdote prega levando le braccia, ricordando Cristo che sulla croce spalanca le sue braccia. Questo è il patriarca Kirill che spalanca le braccia proprio in memoria della croce di Cristo. La croce è significata inoltre dalle braccia del sacerdote e del diacono quando essi alzano i santi doni prima che vengano trasformati nel corpo e nel sangue di Cristo. Vengono alzati mentre il sacerdote esclama a voce alta: le cose tue che vengono da te, che vengono offerte a te in per tutti e per tutti e per tutto. Nella liturgia è Cristo stesso, il Signore stesso, che si offre in sacrificio e contemporaneamente accoglie questo sacrificio, come dice la preghiera del sacerdote: tu sei colui che offre ed è offerto, colui che accoglie e distribuisce, Cristo Dio nostro. Facendo memoria della passione e morte del Figlio di Dio, noi ci accostiamo al suo amore. Nella liturgia di San Basilio il Grande, dopo la consacrazione dei santi doni, il sacerdote prega con queste parole: la tua pace e il tuo amore dona a noi, Signore Dio nostro. Attraverso la celebrazione liturgica il Signore ci invita ad imitare il suo amore. Noi dobbiamo essere pane gli uni per gli altri. Dobbiamo essere dolce vino e non amara bevanda. Durante la celebrazione eucaristica avviene un meraviglioso miracolo. Un miracolo che viene spiegato in questo modo da un teologo bizantino del XIV secolo, San Nicola Cabasilas. Il Santissimo Sacramento del corpo e del sangue di Cristo costituisce l'autentico cibo e bevanda della Chiesa. Quando essa si comunica i santi doni, essa non li trasforma nel corpo umano, così come avviene con il cibo consueto assunto dall'uomo, ma essa stessa si trasforma in essi, perché l'elemento supremo e divino vince su quello terreno. Questo significa che quando assumiamo il cibo normale, pane e vino, questo cibo si trasforma nel nostro corpo, fa sangue, diciamo, come diciamo noi bevendo il vino. Quando invece noi prendiamo la comunione, noi siamo noi ad essere accolti da Dio, siamo noi a diventare corpo di Cristo. Il sangue di Cristo ci lava, noi diventiamo parte del suo corpo. Noi diventiamo parte di Lui, ci uniamo a Lui. Assumendo una piccola particella del corpo di Cristo, noi diventiamo una piccola particella del suo corpo, che è la Chiesa. E concludendo, io voglio come fare una conclusione, voglio in qualche modo rispondere alla domanda: come imparare ad amare? Senza partecipare a questo sacramento è impossibile diventare pienamente membra della Chiesa. Senza partecipare a questo sacramento è impossibile penetrare nel mistero del perché Cristo sia venuto sulla terra, nel mistero del suo amore. È impossibile ottenere un'energia per adempiere i suoi precetti ed è impossibile imparare ad amarci gli uni gli altri.
Grazie. Дорогие друзья, я вот хочу тоже поаплодировать вместе с вами Кате Степановой, которая сейчас переключала все эти слайды. Это ее была работа, она сделала замечательный слайд-фильм и подобрала эти замечательные... Эдди Слайд. Ha trovato delle bellissime immagini che naturalmente vi hanno commosso e ci hanno aiutato a esprimere quello che io ho detto con le mie povere parole. Quindi grazie Katia Stepanova, è il suo merito. Siamo noi che dobbiamo ringraziare Sua Eccellenza che ci ha offerto l'esperienza della sua vita di uomo, di prete, di marito, di padre, fino alla confessione finale che rende esplicito nella semplicità e solennità della vita di Cristo che si comunica alla nostra nel sacramento, rende esplicita la radice per cui nella nostra vita continua a fiorire qualche cosa che altrimenti sarebbe impossibile. Ieri Prades ricordava qualche cosa apparentemente che non avrebbe ragione, che apparentemente sembra non centrare, ma senza questa gratuità per cui la nostra vita esce continuamente dalla misura, dal già saputo, dal limite, dal peccato, dalla sofferenza, la vita non sarebbe vita. Mi viene in mente, mentre vedevo queste immagini, mentre vedevo la tenerezza con cui soprattutto i bambini venivano accuditi, abbracciati, fino nei piccoli dettagli, mi è tornato in mente quel brano che Giussani ci mette davanti, essenzialmente, l'inizio del 31° capitolo di Geremia, e che lui ci aiuta a tradurre così: ti ho amato di un amore eterno, per questo ti attiro a me, avendo pietà del tuo niente. Io pensavo, noi siamo come quei bambini. Se Cristo non ci attirasse continuamente a sé, resteremmo niente. Ed è una delle cose che più accompagna la mia vita, perché Giussani dice la carità ci fa vedere l'intimità di Dio. Questo dono di sé totale, in ogni divina liturgia, in ogni Eucaristia, non dà un pezzo, dà tutto. Tutta la sua vita. E poi c'è questo aggettivo, commosso.
perché Dio non è freddo, è un Dio che piange, è un Dio che soffre, è un Dio che si china sul bisogno dell'uomo, commosso, e questa commozione nasce da un giudizio. Il giudizio che noi siamo fatti per la felicità e che tante volte resistiamo, sbagliamo, siamo prigionieri della nostra presunzione. Ma questo non toglie questo dono di sé commosso. Lo dico, mi perdoni Eccellenza, se perché qui c'è la radice della nostra unità. La commozione di Cristo per vederci già insieme e non ancora perfettamente insieme. Per questo non smette di donarsi tutto a noi. Un mio amico, un grande prete ortodosso, un grande in Russia, di Mosca, non posso dire chi è, mi ha detto non dirlo in giro, ma mi diceva proprio questo. Noi siamo così vicini e tante volte sembra di essere così distanti, ma vedrai che un giorno nel disegno di Dio questa commozione di Cristo per il suo popolo, questa commozione di Cristo per il bisogno dell'uomo di conoscerlo, travolgerà tutto. Io credo che quello che abbiamo vissuto oggi insieme, grazie a lei, sia un po' un anticipo di questo avvenimento. Per questo, grazie ancora di tutto. Una volta, cari amici, vi voglio ringraziare, grazie davvero per questo incontro e continuiamo a vivere insieme nell'amore gli uni per gli altri, l'amore che supera ogni ostacolo e rende la nostra vita piena e luminosa e gioiosa. Che il Signore vi aiuti.